Tutti i segreti del Sole e del suo rapporto con la Terra saranno svelati grazie al lavoro di EST, il telescopio europeo del futuro. Dai campi magnetici fino alle interferenze con le nostre trasmissioni radio, passando per i cambiamenti climatici e le macchine a fusione nucleare. L'European Solar Telescope, con i suoi 4 metri di apertura, sarà installato nelle Isole Canarie. La luce verde si accenderà nel 2026. L'Italia è in prima fila nel progetto, a cui partecipano 15 paesi europei. EST è stato presentato per la prima volta a Roma, nella sede dell'Accademia dei Lincei. La storia di EST inizia una decina di anni fa, manca ora lo scatto finale per la sua realizzazione, un finanziamento da 200 milioni di euro che dovrebbe arrivare da tutti i governi coinvolti. Come uno svincolo autostradale e molto meno di un aereo da guerra, spiega Francesco Berrilli del Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma Tor Vergata. È un finanziamento che per la realizzazione del telescopio consisterà in circa 200 milioni di euro da parte di tutti i governi europei coinvolti, quindi è una cifra in realtà, può sembrare grande, ma è una cifra molto piccola, è uno svincolo autostradale, molto meno di un aereo da guerra. Perché il telescopio sarà costruito alle Canarie? Perché le Canarie rappresentano il miglior sito che abbiamo in Europa, quindi dire miglior sito vuol dire un posto in cui possa essere costruito un telescopio e la qualità dell'aria, sia in termini di trasparenza che di stabilità, sia tale da permetterne di ottenere le massime prestazioni. Quindi è molto importante andare su un'isola, possibilmente vulcanica, perché vuol dire che abbiamo un'elevazione molto rapida intorno al mare, con presenza di venti cosiddetti laminari, cioè molto non turbolenti. Questo vuol dire che la qualità dell'aria è ottima e il telescopio può dare le migliori prestazioni. Il Sole è una stella viva, attiva, che fornisce alla Terra luce ed energia. Rappresenta anche un grande laboratorio e non solo di fisica. Il Sole è infatti un modello per capire il resto dell'universo. È inoltre strettamente legato al clima sulla Terra e questa stella potrebbe aprire la strada alle macchine a fusione nucleare. Le informazioni che potremmo avere un giorno, quando il telescopio solare europeo sarà operativo, saranno importanti, perché lo studio che potremo fare ci permetterà di capire quali sono i meccanismi che presiedono alla formazione e rigenerazione del campo magnetico. Questo campo magnetico non è sempre costante nel Sole, ha delle fasi di attività e è stato notato che possono esserci delle correlazioni fra l'attività solare e fenomeni che avvengono nell'intorno della Terra, fenomeni che possono avere anche delle ripercussioni sulla ionosfera, eventualmente anche sulle condizioni climatiche. Quindi da questo punto di vista ci sono diversi aspetti che ci aiuteranno a capire meglio come funziona il nostro ambiente. I processi fisici di base legati all'interazione che c'è tra il campo magnetico e il gas che è presente sulla superficie della stella, plasma, che è importante non solo per i processi astrofisici che riguardano la stella o certi comportamenti che osserviamo anche nei dischi di accrescimento delle stelle in formazione delle galassie, ma perché è lo stesso processo che noi stiamo cercando di realizzare sulla Terra con le macchine a fusione nucleare per ottenere energia pulita e a basso costo. A che punto è il progetto? Siamo nello stesso tempo in una fase avanzata e iniziale. Avanzata perché il progetto nasce circa 10 anni fa e quindi in questi 10 anni l'Europa ha contribuito attraverso dei finanziamenti a far studiare diversi sottosistemi del telescopio, la parte scientifica e quindi abbiamo 10 anni di lavoro. Iniziale perché oggi abbiamo cominciato a mostrare il telescopio in Europa, Roma è stata la prima tappa di una serie di conferenze simili che si terranno in Europa e che nei prossimi 3 anni dovrebbe portare sperabilmente al finanziamento da parte dei governi del telescopio. In Italia è l'Istituto Nazionale di Astrofisica ad essere capofila dell'European Solar Telescope. Partecipano attivamente numerose università. Il progetto, diciamo, vede la partecipazione di diversi ricercatori di università e sono le università in ordine alfabetico della Calabria, l'Università di Catania,
l'Università di Roma Tor Vergata e poi, scusate, a questo punto non è più in ordine alfabetico, l'Università di Firenze e l'Università dell'Aquila. Ognuno ha contribuito in qualche modo, chi ha contribuito proprio alla parte iniziale delle cosiddette science requirement, cioè capire come dal problema scientifico si passa poi alle specifiche tecniche che dovranno avere gli strumenti. Altri invece hanno dei laboratori in cui stanno già costruendo dei prototipi o testando le varie parti degli strumenti. Quindi diciamo, c'è un grande fervore da questo punto di vista perché sappiamo che questo rappresenta proprio il futuro della fisica solare, avere a disposizione questi strumenti.